Ora del pranzo, pochi ma buoni, un raduno nel fango e abbiamo evitato la polizia stradale che ci ha rincorso dietro per colpa di Manuel che aveva la targa piena di fango e voleva fermarlo. Allora, partiamo dalla nostra Denise che è il suo primo raduno. Vai Denise, presentati. Ciao, sono Denise e cosa devo dirti? Devi dire com'è andata oggi. È andata molto bene, a parte che siamo ricoperti di fango. Avevi paura? Però... No, alzati in piedi che ti vogliono vedere in piedi perché no. Sei una ragazza di classe, tirati su. No, ci do tu il turno al mio vicino. Ok. Vai Diego. Ma sì, dai. Diego di Genova. Diego di Genova. Bello, bellissimo, fangoso. Fangoso. Spettacolare. Vai, spettacolare, tu che hai fatto i twist. Ciao, sono Francesco, mi sto annoiando di brutto oggi. bello, veramente. Hai provato il Kawasaki, com'è? Meglio il Polaris o il Kawasaki? Beh, Polaris, perché ormai sono abituato, comunque, guarda anche lui. Luca. Luca, miglior cliente di Andrea. Bene. Che lui non vuole venire mai con noi, dice fate le solite cose, com'è andata oggi? Oggi bello, ho usato anche per Riccello, insomma siamo divertiti. Ti sei infangato con il Kawasaki, sei rimasto dentro? Sì, manca un po'. E non avevo il Polaris, capisci? Ti mancava il Polaris. Ciao, sono Manuel, mister tacca di fango, oggi si fa spettacolare. Lui è quello che è scappato dalla polizia e che, ed è il nuovo operatore Facebook, quindi quando volete saperne di più parlate direttamente con lui. Ah, bene. Davide, tu hai fatto la pioggia di fango. Io che ho fatto la pioggia di fango sono 7 mesi che non usiamo il quad, felice di essere tornato. Ok, andiamo. Questo è un locale nuovo, si chiama Il Fontanile, sarà un locale invernale perché è molto caldo ed estate abbiamo una sorpresa della piscina che ci aspetterà, quindi faremo dei raduni estivi col tuffo in piscina, direttamente col quad. Ciao, io sono Andrea e ci vediamo dopo. Ok. Siamo in pochi perché domenica, cioè tra 3 giorni siamo a Madonna di Campiglio, quindi era giusto essere in pochi. Quelli che sono qua non sono a Campiglio il prossimo weekend. È vero, è vero. Andrea, mi fai vedere il video della pioggia?